Germano Astarita ha pubblicato questo testo su Facebook in Centro Medianico, La meravigliosa vita dopo la morte. Quando un uomo anziano è morto nel reparto geriatrico di una casa di cura in un paese di campagna australiana, si credeva che nulla di valore egli avesse potuto lasciare. Più tardi, le infermiere, sistemando i suoi pochi averi, trovarono questa poesia. La bellezza della poesia impressionò lo staff che volle farne tante copie da distribuire agli infermieri di tutto l'ospedale. Un'infermiera di Melbourne volle che una copia della poesia comparisse nelle edizioni di Natale delle riviste di tutto il paese come unico lascito di questo vecchio per i posteri e fece in modo che figurasse su tutte le riviste per la salute mentale. È stata anche fatta una raccolta di immagini dedicata a questa semplice ma eloquente poesia. E così questo vecchio, che nulla pareva potesse dare al mondo, ora è l'autore di questa poesia anonima che vola attraverso la rete internet. Il titolo della poesia è Cranky, che significa scontroso, irascibile, di cattivo umore. Ecco la poesia. Cosa vedi, infermiera? Cosa vedete? Che cosa stai pensando mentre mi guardi? Un povero vecchio non molto saggio, con lo sguardo incerto ed occhi lontani, che schiva il cibo e non dà risposte e che quando provi a dirgli a voce alta, almeno assaggia, sembra che nulla gli importi di quello che fai per lui. Uno che perde sempre il calzino o la scarpa, che ti resiste, non permettendoti di occuparti di lui per fargli il bagno, per alimentarlo, e la giornata diviene lunga. Ma cosa stai pensando e cosa vedi? Apri gli occhi, infermiera, perché tu non sembri davvero interessata a me. Ora ti dirò chi sono, mentre me ne sto ancora seduto qui a ricevere le tue attenzioni, lasciandomi imboccare per compiacerti. Io sono un piccolo bambino di 10 anni, con un padre ed una madre, fratelli e sorelle che si vogliono bene. Sono un ragazzo di 16 anni, con le ali ai piedi, che sogna presto di incontrare l'amore. A 20 anni sono già sposo. Il mio cuore batte forte, giurando di mantenere fede alle sue promesse. A 25 ho già un figlio mio che ha bisogno di me e di un tetto sicuro, di una casa felice in cui crescere. Sono già un uomo di 30 anni e mio figlio è cresciuto velocemente. Siamo molto legati l'uno all'altro da un sentimento che dovrebbe durare nel tempo. Ho poco più di 40 anni. Mio figlio ora è un adulto e se ne va, ma la mia donna mi sta accanto per consolarmi affinché io non pianga. A poco più di 50 anni i bambini mi giocano attorno alle ginocchia. Ancora una volta abbiamo con noi dei bambini, io e la mia amata. Ma arrivano presto giorni bui, mia moglie muore. Guardando al futuro rabbrividisco con terrore. Abbiamo allevato i nostri figli e poi loro ne hanno allevati dei propri. E così penso agli anni vissuti, all'amore che ho conosciuto. Ora sono un uomo vecchio e la natura è crudele. Si tratta di affrontare la vecchiaia con lo sguardo di un pazzo. Il corpo lentamente si sbriciola. Grazia e vigore mi abbandonano. Ora c'è una pietra dove una volta ospitavo un cuore,
ma all'interno di questa vecchia carcassa un giovane uomo vive ancora, e così di nuovo il mio cuore martoriato si gonfia. Mi ricorda le gioie, ricordo il dolore. Io vorrei amare, amare e vivere ancora, ma gli anni che restano sono pochissimi e tutto è scivolato via velocemente, e devo accettare il fatto che niente può durare. Quindi aprite gli occhi, gente, apriteli e guardate. Non un uomo vecchio, avvicinatevi meglio e vedrete me. Ricordatevi questa poesia quando incontrate una persona anziana, per evitare di metterla da parte senza guardare all'anima giovane che le sta all'interno, perché tutti noi un giorno saremo così, purtroppo. Crenchi.